Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti in una doppia player review, Darmian e Muriel. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social con il Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Easy Vault, se volete acquistare crediti è semplicissimo, PS4, 500, comprare, inserite la mail. Inserite il codice coupon qui sotto per avere il 6% di sconto. Selezionate il pagamento e poi paga ora. Link qui in descrizione. Vai Darmian, cavalca sulla fascia, lo scarico per Muriel. Darmian ancora? Il cross... malissimo. Da Muriel? Non ci arrivo. Bravo Darmian l'intervento. Vai Muriel. No, non va bene. Vai Muriel. Muriel, bravo. Ah, fermato da portiere. Muriel. Si gira benissimo però Maignan di petto. Muriel di testa. Ah, buono Maignan. Vai Muriel, scatta. Bravo Muriel, il tiro. E ancora Maignan su Muriel. Bravo Darmian l'intervento. Vai con la ripartenza, scarica, vai. Vai Darmian. Niente. Bravo Muriel. Ah, se mi hai fatto il gol Muriel con un recupero palo sul difensore. Bravo Muriel. Bravo Darmian l'intervento, eh. Vai Muriel il tiro. Palo incredibile. Come ha fatto a sbagliare un tiro del genere Muriel? Mamma mia, Yashin. Vai Muriel, bravo. Oh, madonna mia Muriel, ma Yashin che fa sti parate però, eh. Ah, se l'ho bucato sto portiere qui. Zio Bono. Qua Muriel le ho fatto fare il passaggio. Beh. Bravo Darmian di testa lì con l'occasione. Non l'ho commentata però ho fatto bene. Vai Muriel. Cosa combina Muriel tutto solo? Il tocco sotto. Non ci arriva Yashin. Bravo Darmian e bravo Muriel. Vai Muriel. Vai Muriel il tiro. Niente. Vai Muriel. Muriel il tiro fuori di brutto. Bravo Darmian il colpo di testa. Bravo. Vai Muriel. Vai Muriel. Vai Muriel. Bravo Muriel che silurato sul primo palo. Bravo, bravo Muriel. Qui sì che si vede la tua freddezza, la tua finalizzazione. Vai Muriel. Bravo Muriel. Bravo Muriel, tutto lui. L'avversario mi doveva fare il kick off e gliel'ho fatto io. Con Muriel che da di rapidità ci sa fare. Vai Muriel di testa. No. Ehi, non sto capendo più un cazzo, Grande Muriel che piega le mani del portiere con sto tiro. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Allora, li voglio fare insieme perché? Perché sono onesto, su Darmian non ho tantissime clip e i due sono usciti insieme tramite SBC, hanno gli stessi requisiti praticamente. La squadra 82, if, giocatore Inter, una squadra if con un if 86 e un giocatore della Serie A per Darmian, lo stesso per Muriel, solo che a posto giocatore dell'Inter ci vuole un giocatore del Bergamo Calcio. Ovviamente Darmian giocato come terzino destro, Muriel giocato come attaccante. Veniamo prima a Darmian perché cercherò di essere più rapido. A me Darmian non dispiace, ha 5 di piede debole che sono interessanti soprattutto in fase di cross, il workers per un terzino. E se dovessi scegliere un terzino tra Darmian e Dumfries 86, onestamente direi che punterei su di lui. Perché? Perché se l'Inter vince, lui arriva a un 89 di rating e diventa forse uno dei migliori terzini della Serie A. Così, secondo me, se la gioca benissimo con magari un quadrato if, un Dumfries, e
un altro terzino destro della Serie A che ora non mi viene. Lui ha resistenza 93 per un terzino, è interessante. È a fase difensiva, per me difesa e resistenza sono valori interessanti. In più troviamo aggressività che ci aiuta nell'essere incisivi nei contrasti, perché lui contrasto in piedi scivolata ci siamo, ma non ha eccessiva forza, 77. L'ho giocato lo stile intesa base che gli va ad aumentare un più 5 in forza. Dribbling buono, anzi interessante per un terzino quasi da esterno ala, quell'82. E io lo voglio mettere tra i pro il dribbling. Il passaggio, allora, secondo me lui non è perfettissimo nei passaggi. Gli vado magari a dire che è buono in generale il suo passaggio. Tiro, lasciamolo perdere. Velocità, secondo me è più basso di quel 91. Più basso perché probabilmente ha un body type che va, che potrebbe andare ad influire. Un è un medio con 182 cm e 70 kg di peso. Ci siamo, è un giusto rapporto altezza peso, però non mi sembra 91. Infatti per me mettere pro la velocità non me la sento. Non me la sento. Come caratteristiche non abbiamo nessuno. E lui appunto si sblocca tramite SBC. I voti li dirò alla fine. Muriel, vediamo a lui. Allora, 4 skill e 4 di piede debole. E già qui diciamo che va bene. 4 skill vanno bene, 4 di piede debole vanno bene. In più vanno ad aggiungersi altre qualità di questa carta. Quali secondo me? La velocità. Lui è 92. È diverso da Darmian perché lui è un 92 vero per me. In game si sente, 90 in accelerazione, 93 in velocità scatto. La resistenza è passabile, 84. La forza anche, qualche contrasto più o meno ogni tanto potrebbe vincerlo. Il dribbling a me è piaciuto di lui perché è molto agile, ha molto equilibrio, ha un controllo palla notevole, sa stoppare la palla anche col petto senza allungarsela troppo in corsa e sa dribblare l'uomo anche senza le skill. Infatti io non sono uno che skilla molto e prediligo più un dribbling tramite agilità. Il passaggio, anche qui ci siamo, onestamente non è il massimo, perché mi sa che non ho fatto solo 2 assist in 4 partite, considerate che una l'ho quittata perché mi stavo scocciando, 3-1 stavo perdendo e ho voluto quittare, non l'ho continuata. Però in 4 partite 6 gol e 2 assist non è niente male. E il dribbling ci siamo, anche il passaggio ci siamo per un attaccante. Gli metto passaggio una stellina per un attaccante, perché magari voi pensiate, vabbè, Giovi può fare il cioccino, non proprio, no. Il tiro, io voglio metterlo come pro, ma con una stellina, perché secondo me a volte si caga dei tiri. Cioè non dico che su 3 tiri ne sbaglia 2, però su 4 ne sbaglia 1, 1,5, 2, dipende poi dalla circostanza. Tiro comunque buono, sa segnare, saprà segnare e segnerete con lui, grazie anche al fatto che è molto rapido. E sulla rapidità e il dribbling direi che si va a puntare molto. Se il Bergamo, cioè l'Atalanta, dovesse vincere, lui arriverebbe a un 89 di rating, avrebbe altre belle stats, scusate la botta, interessanti in molte situazioni, quale anche il 2 per 2. Gli andrebbe ad aumentare la freddezza, la finalizzazione, il tiro, insomma, tante cose. Caratteristiche, classe e leader. Poi abbiamo come alternativa a Darmian, io direi appunto Florenzi, Cuadrado, Dumfries, want to watch. Come alternative a Muriel io direi Mertens, però quello è un SBC. Poi c'è un Morata che state vedendo qui a sinistra rispetto a Muriel. Correa want to watch. In Serie A, insomma, non ci sono tantissime alternative così rapide. Osimhen 86, ma qua era un obiettivo. Come indice di ibridabilità per Muriel, colombiano, Bergamo, 2.5. Indice di ibridabilità per Darmian, italiano, però Inter, 3, 3 più. Come prezzo? Lo stesso, SBC, e scade il 16 di gennaio. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per queste due carte, per Darmian gli voglio dare un 7+,
per Muriel secondo me ci sarebbe bene un 8. Su di loro non ho trovato contro netti, magari Muriel un pochino di resistenza in più, un pochino di capacità realizzativa tu per tu, però non è un contro. Per Darmian avrei preferito sicuramente una maggiore forza, è un colpo di testa un po' più incisivo e una velocità più veritiera. Ma ditemi voi cosa pensate di queste carte, di queste review, di queste due review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Con vi ringrazio. Ciao belli.